Padova, bentornati in un nuovo video del nostro calendario dell'avvento, giorno 11. 11 in tedesco si dice Elf, Elf è anche il mio soprannome e io sono nata l'11 di luglio. Un caso? Io non credo. Infatti per l'occasione ho deciso di crearmi un abbigliamento veramente molto elfico che spero apprezzerete perché proprio è curato veramente nei minimi dettagli. Questo sarà un video un po' particolare perché nonostante non sia un giorno in cui è possibile fare rumore all'interno di un condominio e nonostante l'orario in cui sto girando questo video non è l'orario consono per fare rumore, la mia meravigliosa vicina, la stessa che mi ha sfondato metà casa, ha deciso che oggi è il giorno in cui deve trapanare, martellare e devastarci l'anima e il cuore. Ma è Natale, a Natale siamo tutti più buoni. E quindi direi di passare subito alle cose pratiche. E nel ricordarvi che giorno 20 ci sarà la nostra meravigliosa diretta in cui ci scambieremo regali, io vi farò regali, alle ore 20:30, direi che partiamo subito così di corsa con il nostro video, prendiamo il nostro scatolo magico e andiamo. Tu non ti muovi. Allora, vado, il primo che acchiappo, No, mi è sfuggito. Eccolo. Jingle Bell Rock. Questo so che vi piace perché me lo avete detto e quindi sapete già che cosa succede. Via il fogliettino, così oggi mi sento un po' spumeggiante. Computer, violino e partiamo. Allora, Jingle Bell Rock è un brano abbastanza semplice, ha due difficoltà, il ritmo e la velocità. Ma in realtà, se ci facciamo furbi e ci lasciamo guidare, come vi dico sempre, dalla melodia che conosciamo, diventa tutto super facile. L'importante è capire i vari passaggi. La tonalità è comodissima perché siamo ancora una volta in re maggiore, e in 4/4, quindi super facile. Allora, il primo passaggio che analizzerei sono le prime due battute. Abbiamo re, 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 do, 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 si, do, si, fa. È un passaggio molto semplice perché tutta la prima sfilza di note segue uno schema ben preciso che è una scaletta a scendere. Re, do, si. Quindi proprio facile, facile. Ora, vediamo prima di tutto le note pensandole a crome. Lasciate perdere che ci sia una croma puntata seguita da semicroma. Facciamole a crome, facili, facili. Quindi re, 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 do, 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 si, do, si. E ci fermiamo un attimo qui. Ah, bello, l'orecchino. Questo cos'è, il pacchetto? L'orecchino mi ostacola, ma non ci arrenderemo. Allora, per fare questo passaggio, terzo dito sulla corda La. Le dita sono a scendere proprio nella posizione che conosciamo, quindi 3, 2, 1 con il secondo lontano, perché il Do diesis è in chiave. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1, 2, 1. Poi abbiamo questo Fa, secondo dito sulla corda Re. Per farlo non spostiamo il primo dito, mettiamo solo il secondo sulla corda accanto. Super facile. Adesso, se lo vogliamo fare come l'originale, pensiamo di queste due crome che abbiamo suonato, re, 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 do, 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 si, do, si, pensiamo di fare la prima più lunga e la seconda più corta. Quindi... Dopodiché abbiamo di nuovo si, do, si, e di nuovo Fa, cioè si ripete praticamente lo stesso passaggio, solo che il Fa, anziché durare due, dura uno perché subito dopo c'è un La, che vi suggerisco di fare corda vuota perché poi avremo di nuovo il primo dito. Quindi, 1, 2, 1, 2, la corda vuota. Adesso abbiamo un'altra volta Si, Do, Si, però è seguito non più da un Fa ma da un Sol terzo dito. Quindi, 1, 2, 1, Sol sulla corda accanto. Poi abbiamo Mi, Fa, Sol, La, Si, La. Altro passaggio super semplice perché le dita sono tutte di conseguenza. Quindi abbiamo Mi, Fa, Sol, che sono 1, 2, 3. Poi abbiamo La, Si, La, che facciamo sulla corda vuota La, 0, 1, 0. Quindi facciamo sempre a crome, 1, 2, 3. La, Si, La, 0, 1, 0. Proviamo a farle allungate. E di nuovo Mi, Fa, Sol, La, questa volta ci fermiamo su La. La corda vuota. Poi abbiamo ta 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 ti ta ta. Questo passaggio è facilissimo perché abbiamo queste due battute e la prima battuta sono tutti Si. Dopodiché abbiamo Mi, Mi. Questo primo dito a cavallo fra le due corde giriamo Si, Mi, Mi. Per fare questo Mi, uno corto e uno lungo. Quindi primo, primo. Tutto questo passaggio si ripete identico e preciso, però quando lo ripetiamo la seconda volta passiamo alla versione 2 che è Si, Si, Do, La, Re, in cui cambia questa parte qui perché c'è il lancio del ritornello.
E quindi sarà si si do la, che è facilissimo, 1 1 2 0. Anche in questo caso la terza nota, che è un do, la facciamo più lunga. Re terzo dito. Questi due re, croma puntata semicroma, lanciano il tema successivo che è tarariri taratiti. Quindi facciamo questo mi subito quarto dito, perché poi è seguito di nuovo dal terzo, quindi qui non abbiamo il tempo di fare. Cioè, oddio, ce la faremmo anche, ma è brutto. E non è per niente furbo, perché noi dobbiamo pensare minimo sforzo, massimo risultato. Per cui se mettiamo il quarto, basta poi alzarlo e abbiamo subito il terzo. Quindi abbiamo re, mi, re. Poi abbiamo si, re, mi, re. 1, 3. 4, 3. Qua facilissimo, re, do, si, la, 3, 2, 1, 0. Intanto che suoniamo questo la corda vuota, prepariamo il fa secondo dito sulla corda re. Già le dita pronte. Uguale, re, mi, re, si, re, mi, re. Identico e precise queste due battute. Dopodiché abbiamo la, la, si, do, si, la. E ricomincia ta 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 ti 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 ta. Questo passaggio super facile, perché abbiamo due la semi minima, che sono corda vuota, seguiti da quattro si crome. Do si la 2 1 0. Dopodiché ricomincia praticamente identico e cambia soltanto il finale. Per cui abbiamo tutto il passaggio re, do, si, do, si, fa, identico. Cambia a questo punto. Dopo che abbiamo fatto si, do, si, fa, sarebbe dovuto essere ta, 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 ti, ta, ti. Cambia e diventa. Perché c'è subito dopo il passaggio ta, ta, ti, ti, ta, ta, ta. Quindi vediamo tutto questo pezzettino. Abbiamo questo si lunghissimo, semibreve. Quindi là lo abbiamo fatto corda vuota. Facciamo il si primo dito. Oh, e qui c'è il passaggio che cambia, dove c'è l'unico pezzettino difficile, perché abbiamo si, re, mi, re, re, quindi mi lo facciamo con il quarto dito, 1, 3, 4, 3, attenzione perché qui abbiamo due si bemolle. Come si fa il si bemolle? Mandando indietro il primo dito, quindi lo abbiamo fatto si, re, mi, re, re. Mentre suoniamo questo re, re, il primo dito va indietro, re, re, si, si, in modo tale che alziamo le dita e questo è già pronto. Vedete, è già pronto. Facile, facile, cioè una volta che l'avete spostato dovete soltanto alzare, dopodiché torna tutta la normalità. E poi dopo questo mi quarto dito, che vi suggerisco di fare quarto dito perché dopo abbiamo di nuovo il terzo, abbiamo re, si, normale. Re, si, do, si, la, re. Quindi abbiamo 3, 1. Do, si, la, facilissimo perché 2, 1, 0. Re lungo. Super facile. Easy peasy, lemon squeezy. Ricomincia ad libitum all'infinito. Spero che anche questo tutorial sia stato sufficientemente chiaro. Vi ricordo che gli spartiti completi li trovate nella sezione riservata agli abbonati, quindi se ancora non l'avete fatto e vi va, abbonatevi al canale, ci sono diverse fasce di prezzo, ma spiego tutto in questo video.
Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i miei social. In descrizione trovate dei link utili con il mio account Amazon affiliato se volete supportare il canale. E niente, a questo punto direi che ci vediamo domani con un nuovo video dell'avvento. Mi raccomando, diretta il 20 ore 20:30. E studiate, altrimenti vi sconocchio. Ciao, a domani!